Bentornato in questo nuovo appuntamento. Oggi parleremo nuovamente della carta Hype, più nello specifico sia di carta Hype che di carta Hype Plus, per andare a fare una breve recensione di questa straordinaria carta. Prima di cominciare ti chiedo il consueto supporto: se puoi lascia un like su questo video e iscriviti al canale cliccando il pulsante in basso a destra. Se ancora non mi conosci, io mi chiamo Ciro Muto, mi occupo di crescita personale, finanza e management. All'interno del mio blog www.ciromuto.com trovi tutte le informazioni per approfondire chi sono e che cosa faccio nel dettaglio. Detto questo, cominciamo subito e andiamo a spiegare quali sono i vantaggi di questa straordinaria carta. Carta Hype Plus è quella che vedi qui, spero di non farti vedere i codici, insomma, è questa. È una carta prepagata veramente interessante che ti offre tante opportunità. Come ti ho spiegato nel vecchio video, carta Hype, in confronto a tante altre carte, ha dei costi veramente ridotti. Nasce come uno strumento molto versatile, infatti la puoi ricaricare in tanti modi, attraverso un bonifico, la puoi ricaricare attraverso un'altra carta e la puoi ricaricare anche attraverso i contanti vicino allo sportello automatico. Si gestisce comodamente da casa e anche attraverso il sito ufficiale di Banca Sella. Una volta effettuata la registrazione al sito, ti puoi tranquillamente registrare e andare a controllare il saldo, i movimenti e puoi anche inserire dei bonifici dal sito desktop. Come ho detto nel mio vecchio video, questa non è sempre una cosa molto scontata, perché tante carte prepagate non offrono questo tipo di comodità. La funzione di ricarica tramite un'altra carta è davvero molto comoda e una volta fatta la ricarica, il plafond è immediatamente disponibile. Questo può essere un ottimo anticipo di contante se hai necessità di prendere dei soldi dalla carta di credito e non vuoi pagare delle commissioni. Altro vantaggio di questa carta è la possibilità di poterla utilizzare con Apple Pay. Se messa in confronto a tante altre carte, questa offre questa funzionalità, mentre per esempio altre non la offrono. Essendo comunque un prodotto di banca, quindi di Banca Sella, offre sicuramente una credibilità maggiore rispetto a tante carte che non sono emesse da circuiti bancari. Per quanto concerne la richiesta di questa particolare carta, richiederla è veramente molto comodo, in quanto attraverso il sito ufficiale di Hype hai la possibilità di inserire tutti i tuoi dati e fartela arrivare direttamente a casa nel giro di pochi giorni lavorativi. La procedura è molto semplice e, come tutte le carte di ultima generazione, i documenti si caricano direttamente all'interno dell'applicazione. Dopodiché ti dovrai soltanto scattare una foto con la tua carta e, in men che non si dica, ti troverai la carta a casa nella cassetta postale. Prelevare con questa carta è un gioco da ragazzi, perché inserendo in qualsiasi bancomat che abbia come circuito Mastercard avrai la possibilità di prelevare e di prelevare anche gratis. Considera che i costi per i prelievi, quando non si tratta di circuito d'appartenenza, sono sempre molto alti. Invece con questa carta prepagata puoi prelevare in qualsiasi sportello o bancomat senza pagare alcuna commissione. Quanto agli utilizzi possono essere i più svariati, io personalmente la utilizzo molto per gli acquisti online e per le prenotazioni degli alberghi, quando non voglio inserire la mia carta American Express. Che dire, secondo me è una carta davvero molto conveniente, a bassissimi costi, perché per quanto riguarda la Hype Plus, che ha tanti vantaggi in più come un plafond un po' più alto e tutta una serie di discorsi differenti, ha un costo solo di 1 euro al mese, che rispetto per esempio a una PostePay Evolution è un costo leggermente superiore, ma comunque ha tanti benefici in più. È una carta che puoi richiedere direttamente da casa, quindi senza lo scomodo di dover uscire per andarla a richiedere direttamente in posta o attraverso delle procedure lente come una carta che si possa collegare a un conto con l'ente bancario normale. Anzi, ricordo con estremo rammarico che quando ho dovuto chiedere la mia carta Click legata al conto Unicredit ho dovuto fare una fila che non finiva mai. Insomma, è uno strumento recente, è uno strumento comodo, io ti consiglio di averla in tasca perché quella standard non costa nulla e ti sarà utile in tante occasioni. Detto questo, io ti rinnovo l'invito che ti ho fatto all'inizio: se vuoi iscriviti al canale cliccando sul pulsante in basso a destra e mi raccomando, non ti dimenticare di attivare le notifiche. Per oggi è tutto, io ti saluto e ti aspetto nel prossimo video.